Basta una pigna ed è subito Natale. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Continua la nostra galoppata verso la preparazione al Natale, verso la preparazione ad un Natale low cost, elegante e molto molto caldo ed accogliente. Oggi dovremo raccogliere qualche altra pigna per la nostra nuova decorazione. Se mi seguite su Instagram avrete già capito qualcosa dell'idea che vi propongo oggi. Se non mi seguite su Instagram, rimediate subito, iscrivetevi immediatamente su Arte per te, pennello bianco su fondo rosso, anche su Instagram, e naturalmente iscrivetevi anche sul mio altro canale Ombretta, dove parlo di lifestyle, di beauty, di cose da ragazza, e seguitemi anche su Due Cuori Una Cappa, dove insieme a Gabriele facciamo degli ottimi ottimi manicaretti tutti per voi. Basta parlare, è ora di decorare. Spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a vedere come ho creato il mio fiocco di pigna da lavoro. Ed eccoci sul montagnoso piano da lavoro di Arte per te. Eh sì, dopo un'escursione in montagna avremo portato a casa 6 di queste pignette lunghe, queste piccole e lunghe. Poi una pigna di queste. Queste pigne sono bellissime, una varietà di pino particolare, perché quando la pigna poi muore secca si sfoglia, si apre facilmente e facilmente se ne possono estrapolare delle sezioni. Tutte queste pigne io le ho bollite e lasciate asciugare il più possibile. Da una pigna come questo ho estrapolato la parte sommitale, che dà questa sorta di rosellina bellissima, quindi la pigna ci servirà solamente per questa rosellina. Della corda, un paio di forbici e la pistola a caldo con relativa stecca. Cominciamo subito. Allora, come prima cosa abbiamo detto, estrapoliamo la parte centrale dalla pigna grande. Non ci vorrà molto, vedete, basterà smuoverla leggermente. Se l'avrete trovata per terra, la pigna sarà subito pronta. Quindi mettiamo da parte la nostra parte centrale. Ora prendiamo le nostre pigne e rompiamole più o meno a metà. Ci aiuteremo con le forbici per fare questo. Quindi da una parte tiriamo via la parte che non ci interessa, così girandola su se stessa. Voilà! E avremo queste pignette più piccole di questa grandezza. Facciamo attenzione a lasciarle più o meno tutte lunghe alla stessa maniera. Una volta mondate le nostre pigne, prendiamo la colla a caldo, pusciamo un po' di colla e appiccichiamole lato con lato, così. L'ultima la incolleremo alle due attigue e aspetteremo che il tutto si asciughi ben bene. Nel frattempo prendiamo il nostro laccetto, annodiamo, tagliamo i fili in più, poggiamo al centro, facciamo uscire, pusciamo un po' di colla a caldo e poggiamo il nostro laccio, così, al centro. Aiutiamoci con le forbici per non bruciarci. Una volta che il giro si è stabilizzato, giro dall'altra parte, quindi prendiamo la nostra rosa, apriamola nella nostra rosa di legno, quella che è data dalla pigna, apriamola leggermente con le mani, così, senza sfogliarla troppo, se no ci cadrà a pezzi tra le mani. Quindi la apriamo così leggermente, la adagiamo al centro delle nostre pigne, quindi giro di colla e la apriamo bene. Facciamo in modo che si incolli un po' aperta, quindi un po' di colla sotto
con le forbici magari apriamo e schiacciamo. Voilà, bellissima, non trovate? Bene, se avete un'altra di queste fate la stessa cosa anche nella parte posteriore, se no potrete adagiare semplicemente la rimanenza di una delle pigne che avevamo usato prima, quindi la parte finale, così spezzandola, appiattendola il più possibile, così, e semplicemente appiccicandola sul retro per non fare vedere tutti gli inghippi di colla e creare un fronte e un retro. Poi fisserò il tutto anche da questo lato, anzi forse è meglio mettere anche da questo lato, direttamente con colla a caldo, e spingerò sul manufatto, così. Bellissima, proprio una decorazione alpina. Giusto il costo della colla a caldo e dell'accetto per una decorazione veramente d'effetto. Lasciatemi passare la rima, molto molto bella, rifinita in ogni parte, poi ovviamente piano piano, una volta che è asciutta, togliete i residui di colla visibili e la vostra decorazione di Natale super country è subito pronta. Se volete quindi ripassate appena le parti sporgenti di bianco per simulare la neve, se no io per esempio la lascerò così, color legno, grezzo, matte, per fare una decorazione semplice e molto calda, molto d'effetto. Mi piace moltissimo, è molto country e veramente con pochissimi euro, centesimi, parliamo di centesimi, ecco una decorazione elegante, fine, calorosa e che fa subito Natale, e anche profumata, volendo, mettendo delle essenze, queste diventano veramente degli spargi essenza stupendi anche da disseminare nella nostra casa. L'importante è lavare bene le pigne, portarle a ebollizione e poi farle asciugare. Spero di avervi dato una simpatica ed elegante idea low cost, vi lascio le foto e noi ci vediamo subito dopo. Ciao e buona preparazione al Natale, anche con poco. Visto che bello il mio fiocco di neve in pigne, ora ditemi se non è una meraviglia. Ve lo avvicino, guardate che bello, elegantissimo, elegantissimo. Se continuate ad allargarlo viene anche uno stupendo puntale, anche questo potrete glitterarlo con le bombolette spray, potete renderlo un po' shabby dipingendo di bianco le punte delle pignette, insomma sbizzarrite la creatività e create un albero low cost, tutto ecologico. Certo, c'è la colla a caldo, ma sempre meglio che mettere nuova plastica in questo mondo, e soprattutto un albero fatto tutto col vostro gusto e con le vostre mani, riciclando elementi della natura. Spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia un po' immesso nello spirito del Natale. Se è così, regalatemi un pignosissimo pollice in su e soprattutto condividete questo video sulle vostre pagine Facebook. Io vi aspetto sempre qui su Instagram, su Ombretta, su 2x1K, Enzo vi aspetta con Gabriele su Poti Toys, e soprattutto noi tutti vi aspettiamo sempre qui per il prossimo video. Da Ombretta ed Arte per te è tutto, buona preparazione al Natale, a presto, ciao!